Allora siamo qui, la settima giornata di Under League. Giocano Yoga Madrid e Albino Reffe, i due capitani Zarone e Lombardi al tocco di Andrea Righi. Sceglie, trova il fischietto, prende palla per questo match Under League. Si inizia ora con l'Albino Reffe che gioca la prima palla, respinge non troppo bene, poi ancora Lombardi, ora verso Capasso che va in porta, va direttamente in porta Crisci, Zarone interviene, poi De Simone, va Baratto su, va Baratto con le mani, c'è il tacco di Capasso, la mischia, c'è ancora Lombardi, passo allora batte lui, grosso in mezzo verso Lombardi, è la secondo, il terzo tentativo, va in porta, torna dietro l'italiano. Italiano in mezzo, bellissimo, grandissimo palla di italiano verso Urciolo che spizza ed è 1-0 al Albino Reffe dal nulla, dall'aria in porta col destro, trova un corridoio Ivan Spiezia, forse la barriera non era messa al topo ma lui l'ha messa proprio lì, allora pareggio dei Madrid su una punizione pennellata perfettamente, rischia Righi e Vitaliano va su. Pennello ancora verso Urciolo che stoppa, si può girare, Urciolo potrebbe appoggiarsi, lo fa ora verso De Simone che va in porta, si allargare a Vitaliano, subito su verso Sant'Angelo da Rosano, poi vede al centro, lo trova Puglia che lascia scorrere verso l'alto De Simone, De Simone Junior, punta, salta uno, De Simone può andare in porta, palla De Simone, velocissimo, batte verso Urciolo che controlla in mezzo al campo, Urciolo ancora verso De Simone, De Simone, De Simone torna indietro verso Puglia, Puglia, Puglia in porta, va in mezzo Urciolo, prova a verticalizzare, ma c'è Ivan Spiezia che adesso sbaglia la palla, ma non c'è Puglia, non c'è Antonio, il solito Antonio Lombardi, tunnel verso Capasso, Capasso mette in mezzo, grandissima palla verso Baratto che controlla, va in porta, che va in mezzo, c'è Grasso e poi c'è Vitaglia, lui Crisci lo fa, numero 22 Madrid col tacco, inventa verso Capasso che si gira, Capasso, vede Rosano, va cross in mezzo, c'è Zarone, poi Lombardi chiuso, da De Simone poi Crisci, schiena di Lombardi, Sant'Agata, controllo sbagliato verso Lombardi, Dionisi, Dionisi, Dionisi in porta, ed è 2-1 Madrid, Dionisi segna quasi allo scadere del primo tempo, e finisce qui. Primo tempo, 2-1 Madrid in rimonta, va Crisci in porta, riesce a battere, su, l'italiano, virgola, allora Capasso va in porta, ma c'è Ale Grasso che fa una parata sontuosa, su, trova De Simone in petto, De Simone segna, allora Capasso in porta, e 3-1 Madrid, è tornato Alessandro Capasso segnato, torna e si sblocca, subito Capasso. Al centro verso la chiusura, Crisci si scarta pure Cardone e butta la palla in porta e gol tutto regolare, ma lui non lo so, Lombardi su verso il fratello che controlla, prova una rovesciata, va in porta, palla deviata, in mezzo, palla alta verso Puglia e poi c'è Lombardi che gioca verso la chiusura. Ancora Teo De Simone, vince il rimpallo, va in porta! Va su in mezzo a cercare Capasso che la spizza. Ancora De Simone, perde la palla su Baratto. Poi Spiezia. Regista di questa squadra, trova la palla illuminata verso Capasso. Va in porta, sì. C'è Grasso che non riesce a bloccare. Poi Capasso! L'appoggia dietro a Baratto e Grasso con il tacco mezzo e Zarone, poi c'è De Simone, sbaglia il controllo, c'è Baratto che spara su Urciolo in porta, buono Marco, su molto su verso Marco Urciolo che va su, mani e piedi alta in cielo, cercare Capasso, c'è con la spalla Vitaliano, poi Baratto mette giù, grande finta in porta e poi Vitaliano sulla linea, salva tutto, poi Baratto che è un motorino, ma c'è Puglia, Puglia, poi torna dietro da De Simone, che troppa calma la sua, allora Dionisi va in porta, solo c'è Crisci sotto l'istinto che ha
pareggia De Simone che va in porta, ma c'è Cardone in totale. Crisci, stop di petto e avanza Crisci in porta, Zarone in mezzo, la spizza Orciolo, voleva la tripletta, voleva la in porta morbida. De Simone colpisce Ursorio, poi il fratello, il figlio. Sbaglia. È partito su Enzo, non si parlano. Le partite si vincono, non si parlano, dice Lombardi. Ci sei? Qui al termine della partita con Urciolo e Spiezia. Urciolo autore di una doppietta del 3-2 dell'Albino F che perde contro il Madrid. Come hai visto i tuoi in campo? Allora, diciamo che vabbè, sin dall'inizio sono stati poco aggressivi sui palloni, però poi diciamo che andando in vantaggio pensavamo di cioè abbiamo sottovalutato l'avversario, quindi magari poi abbiamo preso i gol appunto in difesa per un disimpegno di portiere, quindi diciamo che è stata un po' una partita sperata. Va benissimo, in testa alla prossima. No, grazie. Passiamo invece da per me il migliore in campo, perché per me tecnicamente sei fortissimo, Ivan Spiezia, grazie. Che fa una bellissima partita, fa una bellissima caduta al primo tempo, si stroppea. Come hai visto i tuoi in campo oggi? Cosa devi dire della partita? Li ho visti bene, fortunatamente noi siamo aggressivi. Diciamo che conta più quello, perché noi tecnicamente non è che siamo chissà che, però aggressivi ce la giochiamo, dai, i ragazzi erano bravi, un paio di innesti loro erano belli forti e più assoluti nella squadra. Allora calcio mercato sbordoneano e salutiamo una Spezia, in testa alla prossima anche per lui. Ciao, ciao ragazzi.